Benvenuti amici e amiche, oggi parliamo di un insetto che personalmente mi ha sempre fatto un po' schifo e molte persone lamentano di provare ribrezzo davanti a questo insetto e di sognarlo, ma non divaghiamo perché oggi non vi parlo del ragno, ma dell'orgasmo simultaneo grazie alla posizione del ragno. Ma prima di proseguire, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato sui prossimi video e lavorare sulla tua crescita personale, sul tuo benessere e sulla tua libertà dai tabù sessuali e dai tuoi pregiudizi. E ricordati di iscriverti ai miei canali social Facebook ed Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente con me e scambiarci informazioni utili. Bene, cominciamo! Entriamo insieme nel mondo del Kama Sutra. Avresti mai pensato che insetti a 8 zampe e orgasmo fossero correlati? Certo che no, ma oggi insieme ti voglio spiegare la posizione del ragno e come questo può sviluppare e creare in noi un orgasmo multiplo e simultaneo. La posizione del ragno è una posizione molto stimolante per entrambi i partner e, come già detto, vi aiuterà ad arrivare al tanto voluto orgasmo simultaneo. Tranquilli, non serve estrema flessibilità, lezioni di yoga, nastri, anelli e lezioni di acrobatica. È una posizione molto semplice a cui possiamo giungere tutti, quindi cominciamo che ve la spiego. Avvicinati, vuoi sapere come si fa? Te la svelo. Ma prima, delfino curioso, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato sui prossimi video e continuare a lavorare sulla tua crescita personale, sul tuo benessere singolo, di relazione e di coppia e soprattutto per liberarti dai pregiudizi e dai tabù. E ricordati anche di iscriverti ai miei canali social Facebook ed Instagram per rimanere quotidianamente aggiornato con me. Andiamo insieme a scoprire questa posizione. Bene, come si fa? Lei si sdraia a pancia in su e con le punte dei piedi tira su il bacino. Lui si insinua tra le gambe di lei e con le braccia le sorregge le cosce e i glutei, si inginocchia proprio in mezzo alle sue gambe. Vi chiederete, ma cosa c'entrano i ragni in tutto questo? Ve lo svelo subito. In alcuni casi si può dire che questa posizione ricorda l'insetto, il ragno. In altri casi è stato detto che questa posizione, stimolando una grande passione, tesse la tela della passione amorosa. La cosa bella di questa posizione è che sia lui che lei possono gestire le spinte e l'intensità di penetrazione. Inoltre si può sviluppare un movimento rotatorio che stimolerà il clitoride e il punto G. Inoltre, in questa posizione potrete guardarvi negli occhi e lui potrà stimolare la clitoride della propria partner con le proprie mani e quindi arrivare ad un orgasmo simultaneo molto intenso. Inoltre, insieme potrete dettare i tempi e l'intensità e questo è un fattore molto importante che ci permette di raggiungere l'orgasmo. Mi raccomando, comunicate con lo sguardo. Avvicinatevi e allontanatevi, rallentate e velocizzate e così arriverete facilmente all'orgasmo simultaneo. Quindi, big bang e via all'orgasmo. Oh, io ve l'ho detto, eh? Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine e prima di salutarci, come sempre, cosa fare? Commentate qua sotto e fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate questa posizione e se la utilizzate o se ne conoscete altri che vi permettono di arrivare all'orgasmo simultaneo e ad un orgasmo intenso. E prima di salutarci ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e lavorare sulla vostra crescita personale, sul vostro benessere psicologico e sulla vostra vita relazionale e sessuale. E iscrivetevi ai miei canali social Facebook ed Instagram per rimanere quotidianamente aggiornati e confrontarci su tutti questi temi. Ciao, alla prossima!